Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti con la seconda parte della nostra Nuzlocke Randomize Challenge. Praticamente ha 7 nomi questa serie. E, spero di poter continuare a caricare un video al giorno, alla settimana se ce la faccio, boh, cioè nel senso un video al giorno, ogni 1-2 giorni se ce la faccio sarei molto contento. Allora, ok, ho allenato la squadra fino a tutti a livello 10, Nutella a livello 11, che è uno strumento. Macho Brace, ma che è Macho Brace? Scusate, eh. Boh, incrementa la crescita ma riduce la velocità. Comunque sia, ci eravamo lasciati a sola rosa. E andiamo appunto all'interno della palestra perché dovremo parlare con nostro padre, il nostro pace. Dove arriverà anche Lino appunto a parlare con Norman, che è appunto il nostro pace nel gioco. Dovremmo aiutare Lino a catturare uno Slakoth, ecco, in questo caso non è più lui, è un Cactur a livello 7. Vabbè, ok. Io sto speedando al massimo, ovviamente lascerà Pokémon, lo cattura, però è un Cactur, ma vabbè. Immagino i Pokémon che c'ha. Il babbo, boia de Rustboro City. Ok, dovremmo andare appunto a Pietralipoli per riuscire a fronteggiare Petra, la capolestra. Troviamo qua un signore che ci aiuterà più avanti prendendoci il numero di telefono, ci disturberà in realtà un molestatore. E andiamo sul percorso, fammi rivedere, 104, e vediamo un po' chi sarà il fortunato ad entrare nella nostra random. Wow, Nitmontop, che schifo. Vabbè, usiamo Youn, che è sbadiglio. Tisa Vendetta ci toglie uno. Vabbè, in compenso c'ha già comunque sia una mossa lotta. Ma meglio di niente, vabbè. Via con una Pokéball. 1, 2, 3. Bene, Nitmontop è catturato e verrà chiamato Twix. Ce l'ha un po' l'aria da Twix. Twix. Così, guarda. No, aspetta, come si... Twix è scritto così? Boh, sì, boh. Non Twix proprio, io lo facevo all'italiano. Però in realtà no, è in quell'altro modo. Allora, curiamo velocemente Hitmontop. Per ora non. Boh, non lo alleno manco. Anche se comunque sia, per questa serie sarebbe bene che i Pokémon fossero tutti allenati. Ovviamente dopo chi trovo. Absol, ma questo è normale. Qua c'è appunto la casa del signore Marino, che al momento non c'è. Vediamo se questi pescatori mi danno magari un amo. No, questo vuole combattere. È un Voltorb. Non mi danno amore, ma un amo. Non mi danno un amo, ma amore. È il nuovo singolo di. Come si chiama? Non Marco Carta. Quello qua, peli lunghi. Boh, non mi ricordo. Vabbè, lui. Forse vi metterò la foto se mi ricordo come si chiama. Giusto, qua dobbiamo recuperare una Oranberry. Due, anzi, Oranberry e due Petroberry. Allora, le Orange Berry praticamente ridanno 10 punti salute al vostro Pokémon. Anche se tenute un Growlithe a livello 7. Incredibile. Usiamo Yawn. Ah, giusto, è super efficace. Quindi a questo punto dobbiamo mandare Ferrero. Perché Ferrero ovviamente, perché Ferrero è Ferrero, che non ha ovviamente mossi di tipo A, come scordo sempre. Ok, bene, riceviamo un botto di soldi ed entriamo, addentriamoci nel bosco Petalburg Woods e vediamo un po' chi possiamo trovare. Speriamo un Pokémon differente rispetto a quelli che abbiamo. Oh, un Mighty Hyena, ragazzi. Cavolo, praticamente abbiamo l'imbarazzo della scelta qua, che Pokémon inutili tipo Hitmontop e Mighty Hyena. Oddio, vabbè, Mighty Hyena è sempre un Pokémon utile, perché già ha evoluto, quindi cresce abbastanza velocemente ed è forte, però speravo in qualcosa di più. E il soprannome, come lo possiamo chiamare? Mighty Hyena, boh, mi viene in mente niente. Mars, Mighty Hyena, Mars. Mars è scritto così, questo me lo ricordo. Affrontiamo questo Piamosche, che ha un Mawile, e mandiamo la nostra Nutella, perché la Nutella tra l'altro ho mangiato ora due toast con la Nutella, con
scaldati nel coso, come si chiama? Aiutatemi. Nella piastra sono la fine del mondo. Un bailiff. Com'è possibile hanno bailiff? Proviamo un rolling kick. Grande, gli toglie anche un sacco. Attenzione perché c'è Twix che si sta ritornando alla ribalta. Grande, grandissimo Twix. Attenzione perché Twix potrebbe veramente essere la sorpresa, quella che nessuno si aspetta, ecco. Bene, Sinkun continua ad utilizzare rafforzatore. Calcio rullo, ecco che era rolling kick. Perfetto, di nuovo, ok. Sale il livello 6. Bene, perfetto. Allora, qua c'è uno strumento che è una Paralyze Heal. E per la prima cosa dobbiamo dare una pozione a Mars, una pozione a Kinder Bueno. Ok, possiamo proseguire qua. Troviamo un signore che si è disperso. In realtà sta cercando uno Shroomish. Ma arriverà subito un membro del team Hydro, che vuole prendere un pezzo, un qualcosa da quel signore. Ha un Piloswine, ragazzi. Ma come si fa? Piloswine. E qui io farei così. Innanzitutto farei curse, così resisto. E poi mandiamo Twix. Perché Twix in questo caso se la può giocare benissimo. Forse se riesce ad attaccare. Esatto. Vediamo con Revenge, va. Grande, grandissimo Twix. Riceve un botto di punti esperienza. Impara anche energia concentrata. Perfetto, se ne va. Ci regala una Mega Ball. Questo ci fa molto comodo. E proseguiamo dritto. Questo. Wow, anzi, non me ne ricordavo che c'era. È un Milotic, è ovvio, ragazzi. Niente. A parte che io sto trovando tutti i Pokémon d'acqua. Vabbè, e quello è un discorso. Guardate, l'unico. Cioè, io ho Pokémon d'acqua. Ho tre Pokémon d'acqua. Uno solo ha mosse di acqua, vabbè. Però non ho capito. Io volevo trovare. Qui si va un po' sul difficile. Io volevo trovare comunque sia Pokémon un pochino più divertenti, ecco. Ti pareva strano che non c'ho modo di curare Kinder Bueno. Dobbiamo sale livello 12 e non impara assolutamente niente il nostro Slowking. Quindi switchiamo davanti Ferrero. E lui sembra il presidente della Samp. Un tile. Non ci interessa. Lì bisogna dare taglio. Siamo al percorso 104. Ora è sempre comunque sia un altro percorso rispetto a quello di sotto. Mi sembra che era 103. Boh, vabbè. Noi vediamo un po' di catturare un Pokémon che ci serve. Dai, non guardo. A random Hitmonlee, ragazzi. Il nostro. Niente, il nostro. Il nostro team farà praticamente un team di Pokémon acqua e Pokémon lotta. Attenzione perché Hitmonlee mi sta dando dei problemi a catturare. Allora, vendiamo Nutella. La vengo buia, non credo che forse lo cattureremo perché Nutella manderà capo o no. Vai, me Great Ball, vai! Grande! Abbiamo anche Hitmonlee. E questo invece lo chiameremo Maxi. K Maxi, K Maxi. Tra 10 minuti userò anche quelle delle pastine, perché sennò si è già finito qui. La cioccolata è quasi tutta finita. Ma andiamo avanti Mars. Proviamo un po' Mars a vedere come se la gioca. Un Electrike. Utilizziamo Morso. Ha già anche delle mosse a bestia, proprio abbastanza potenti. Ok, salve 7. Beh, già sconfitto. Ah, poi c'è lei. Mi serve un Paralyze Heal. Ok, parliamo con questa signorina che ha un Mankey che sembra tipo shiny quello lì. Usiamo Howl, che è il grido di lotta. Tipo in inglese è una parola, in italiano sono 10. Però va bene lo stesso. Perché Morso non è molto efficace? Ma vabbè. Ok, manderà un Weedle. Noi ovviamente Morso. Ah, pensavo usasse veleno spina. E com'è? Avvelenato. Ok. Mars sarà a livello 8. E lotta doppia adesso. Io però sarei per. Guardate, voglio fare la pazzia. La voglio fare.
Lascerò loro due davanti, Maxi e Mars. Kinder Maxi e Kinder Max, no. Arcanine e Yan, ma attenzione qui, la sfida si fa interessante. Io attaccherei Arcanine tipo data 1 e 10. Grande. Ah, mi ha mandato fuori. Vabbè. Anzi, facciamo così, Bite. No, 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 no. Bite lui e Water Gun Yanma. Ok. Perfetto. Diamo Takeover e Bubble. Ok, perfetto. Via anche loro. Kinder Maxi sale a livello 6 e impara meditazione. Qua c'è un pescatore, un altro da affrontare. Un Feebas. Ok, sconfiggiamolo tipo velocità 0. Ok, sale a livello 9 Mars. Ha uno Sharpedo. Questo sarà difficile, eh. Vediamo un po'. Lo so, che Sharpedo è molto forte. Io non vorrei avere uno. Non mi è mai riuscito allenarlo. Usiamo un altro grido di lotta e poi morso. Proviamo con azione. Attenzione perché abbiamo un po' di problemi, eh. Devo dire che proviamo con meditazione a vedere. E doppio calcio. Insomma, mica tanto. Vabbè, proviamo con doppio calcio. Continuiamo. Ok, dai, dai di nuovo. Ho capito, ma cioè, veramente. Che è Cristo? Boia de. Vendetta, gli toglie anche molto. Bene, grande, grande. Mars sale a livello 10, Kinder Max a livello 7. Ok, allora, parlando con questa signora, ogni giorno vi darà una berry. In questo caso è una chesto berry. Ok, prendiamo queste altre bacche qui, vabbè, tanto per sfizio. Poi, allora, saliamo qua su a Rustboro City, ma la prima cosa da fare è prenderci questo che è un X-Defend, è una difesa X. Ok, allora, andiamo a curare la nostra squadra. Pokémon Market, sì, passiamoci ora, vabbè, almeno ci si sta a ripassare dopo, se ce la faccio. Allora, ci servono 8 Pokéball, perché è meglio tenere una media di 10. Io prenderei una super pozione e poi 6 pozioni, vai, se almeno siamo a posto. Ora, dato che non ce n'è che ci rimane tantissimo da fare, io andrei a vedere un po' di catturare un nuovo Pokémon, perché i Pokémon sono tutti a livello 10, super giù, e credo che sia abbastanza facile per me sconfiggere la Cavalestra, spero. Però adesso siamo nel percorso 116, quindi vediamo un po' a chi cattureremo. Oh, un Pokémon diverso dagli altri, un Sileo. Allora, ora praticamente il divertente è questo, che noi tutti i Pokémon che cattureremo adesso, da ora in poi, ovviamente non li possiamo utilizzare, a meno che il Pokémon principale o quello, uno dei sei che è appunto all'interno del nostro. Vabbè, allora rimani congelato, cioè fa come ti pare. A meno che uno, appunto, scusate, dicevo, del nostro team non venga sconfitto. Quindi noi non lo possiamo toccare in teoria, Sileo. A meno che qualcuno non ci faccia fuori nella nostra squadra. Se mi riesce a catturarlo sempre, perché ci può scappare anche che non si riesca. No, invece l'abbiamo catturato. E lui invece lo chiameremo. Buondì, guarda, c'ha la faccia proprio tonda. Anche un po' da Chef Tony, però. Buon. Lowler. Speciali non ci sono. Facciamo così. Eccolo. Buondì. Vai, perfetto. Abbiamo anche Buondì adesso. Allora, niente. Allora, la seconda parte la termino qua. Spero che vi sia piaciuta. Come al solito vi dico, votate, commentate ed iscrivetevi immediatamente perché altrimenti potreste soffrire del morbo del palombaro. Votate, commentate, iscrivetevi. Ciao, da 78. Ciao ragazzi.